Sta per cominciare Startup Weekend, cosa succederà in questi 3 giorni? Un raduno di innovatori, di qualcuno che ha un'idea da presentare per sviluppare un'azienda, un business o un qualche cosa di nuovo da creare. È importante che chi ha delle idee trovi comunque un ambiente fertile per discutere, svilupparle e portarle poi a compimento, che sarebbe il sogno, credo, di chiunque voglia fare. Io credo che in Italia e a Roma in particolare stia succedendo qualcosa, moltissimi giovani hanno voglia finalmente di intraprendere e costruire qualcosa, rischiare in proprio, e il modo migliore è quello di dimostrargli che esiste una comunità di colleghi, ma anche di investitori, che sta lì aspettando le idee di questi giovani e che ha voglia di lavorare con loro. Negli Stati Uniti, negli ultimi 10 anni, quasi il 70% dei nuovi posti di lavoro sono stati creati da start-up. Basically what we do is that we gather entrepreneurs, they're always investors in our audience, and we have a big network all around the world, and we have lots of investors in the States that are interested in teams coming out of Startup Weekends. So basically a team that comes out of Startup Weekend can get nothing or can get up to $2 million. We had a team coming out of Denmark. They raised $2 million in funding, so it's totally up to the teams. If their idea is really interesting to investors, then they can get like a lot of amounts of money. Come Flash, Ajax spinto, HTML5, tutti quelli che volete, se sono ben accetti. Inoltre mi serve un marketing per il business plan e un legale per tutta la parte burocratica del sito. Sì. Il sistema di recupero e catalogazione di informazioni a partire da un testo. Posso peraltro però impossibilità da muovermi. E pazzare questa utile, avere qualcuno che volesse testimoniare per me e darmi la conferma che ci fosse un prodotto specifico che cercavo in uno dei negozi che sapevo di poterlo potenzialmente trovare. Il bufalito e il bufalito, non importa. Comunque dimostra la sua arte, il suo sdegno tramite questi casi. Al terzo posto abbiamo un exeguo. Barco, Bato e Kurami. Che vuole fornire a enti tipo segrete universitarie, poste, o poste, banche o anche ristoranti sotto casa, una piattaforma web, una piattaforma mobile che è in grado di far vedere alla loro utenza la situazione reale delle casse. Quindi io dal mio iPhone posso vedere la situazione in tempo reale delle casse. Posso prenotare un biglietto, posso sapere quanto tempo mi manca prima di arrivare allo sportello e posso avere tutta una serie di servizi aggiuntivi. Una piattaforma di mobile social gaming che permette di integrare gli oggetti fisici all'interno dei social network, quindi consente attraverso un'applicazione Android, e di questo ho fatto il prototipo in meno di 24 ore, di fondamentalmente fare la scansione di alcuni oggetti reali e trasformare questi oggetti in oggetti virtuali all'interno del gioco. Quindi un succo di frutta può diventare una spada, un'ascia, uno scudo. Posto con 11 punti è arrivato Mindigno. Come dice il nome, per indignarsi davanti ai molteplici fatti che accadono tutti i giorni in Italia, direi. E le persone possono, premendo un bottone, esprimere la loro indignazione verso il fatto accaduto e condividerlo tramite Facebook, Twitter e compagnia bella e i vari social network, in modo che nei siti che pubblicano notizie, giornali, inchieste varie, si possa sapere quante persone si sono indignate per ciò che hanno letto o visto. And the winner is Quick Jobs. Jobs è un marketplace online per far incontrare domande e offerta di semplici opportunità di lavoro che si possono svolgere semplicemente usando il proprio smartphone. E non so, supponi di dover cambiare casa, magari la casa che vuoi vedere è fuori dalla tua città, tu dovresti spendere del tempo e del denaro per andare a visionare degli appartamenti. Probabilmente una soluzione ottima sarebbe avere qualcuno già su quel posto in grado di farti delle foto da inviare, ma tu potresti avere un'analisi molto più larga di molti più appartamenti senza doverti spostare concretamente.